per uscire dalla catastrofe, c'è una possibilità. L'immaginazione. L'artista riesce a fare questo passaggio. Si crea un'immagine e la materializza. Immaginazione e azione. Hai visto che bella l'arca? È meravigliosa. Dove andiamo con quest'arca? Andiamo fino al mare. Dai! Mi è venuta voglia di fare un numero e siccome avevo in ballo già da 2 o 3 anni quest'idea di partecipare al PAC, cosa posso fare? Chi è un artista che mi può aiutare a fare una cosa del genere? Non può essere che Umberto Cavenago. Sai che io ci tengo molto alle opere cosiddette relazionali, ecco, quindi o troviamo una cosa di questo tipo, ragioniamo sull'idea di museo diffuso, cioè capisci, sono le cose che abbiamo fatto in questi ultimi anni. E niente, giriamo per Suzzare, a un certo punto lui dice: Marco, ma e altri posti? Andiamo un po'. Niente, ha perso la testa. Erano, sai, tutte le barche, le chiatte arenate, robe del genere, abbiamo cominciato a fotografarle, ha cominciato a ragionare, si è gasato subito ed è partita l'idea. Quelle chiatte di cemento che adesso sono tutte utilizzate per fare casette, ritrovi e cose di questo genere, e sono tutte, erano tutte del genio pontieri militare, e venivano costruite in loco, perché ci sono dei pollai galleggianti, perché c'ha le galline lì, giù nella golena, assieme a un barcone di cemento pieno di legna. Igene, il lavoro viene così, Umberto mette giù dei disegni di massa e cose, io poi li ingegnerizzo e faccio. E ingegnerizzando mi accorgo, guarda che in quel punto lì ci sono queste cose che stanno male, che non si vedono bene, che ecco, e allora poi gliele propongo una soluzione e ne discutiamo. Poi dopo insomma, trovata questa illuminazione, stasera mi attacco a internet e cerco un cantiere, no? C'è anche il fatto che noi lavoriamo con 3D, con file 3D, eccetera, anche lui li maneggia, ha il software 3D per leggerli e allora ci siamo subito incontrati. Il primo incontro è stato, si è presentato con un'idea, né come artista né come ingegnere. Lui mi ha detto: ho questa idea di realizzare un'imbarcazione e mi sono affidato a voi perché siete un cantiere navale. Subito mi sono collegato su internet, sono andato a vedere chi fosse e ho visto già subito le sue opere d'arte. Mi dice: è un'imbarcazione un po' particolare. E quando mi ha fatto vedere il primo schizzo, gli ho detto: sembra l'arca di Noè. E insieme hanno deciso di tagliare e piegare tutta la struttura in modo tale che mi sono ritrovato ad assemblare un puzzle. Come saldatori siamo saldatori certificati RINA, che è il registro italiano navale, cioè diciamo i rinnovi e i patentini. Viene qua giù un tecnico che ci fa la prova di saldatura, sia di tenuta che di rottura. E quindi questo è fondamentale per la costruzione di un'imbarcazione, perché le saldature devono essere perfettamente stagne.
lavoro molto importante e è bellissimo, cioè, un bel lavoro. Non siamo qui solo per soldi, siamo qui anche per tornare a casa un po' soddisfatto, secondo me. L'artista ha una visione piuttosto interessante quanto riguarda la proprietà intellettuale. L'artista concede i diritti del copyright in un modo universale, quindi rende tutti gli altri che vorrebbero eventualmente imitare complici in questa opera qui, perché la sua quintessenza non sta nella sua fattezza come struttura metallica, ma sta proprio nel suo concetto, quello che sta celato dietro la materia. La soddisfazione è anche quella di dire vabbè, adesso noi ne facciamo una, la mettiamo lì e boh. Però il bello sarebbe che in giro per il mondo qualcuno si accorge, prende i nostri disegni e rifà la copia esatta del nostro lavoro. Ha fatto piacere la cosa, perché dico, toh, almeno non muore lì, magari ha una vita che va avanti per conto suo, sta cosa. L'idea di educare questa barca qua sarà una bomba da questo punto di vista, se è utilizzata in maniera, come io spero, proprio sociale e in maniera corretta, sarà una bomba educativa. La vicenda dell'arca di Noè, del diluvio, eccetera, è fondamentalmente il capitolo finale del racconto della creazione e quindi è una fase in cui la creazione viene rimessa in movimento attraverso questo sconvolgimento attraverso le acque che riporta una sorta di apparente caos originario per dare un altro tipo di struttura alla creazione stessa e quindi qualcosa che potrebbe avvenire eventualmente e in cui c'è anche una parte di responsabilità umana. Dunque il rapporto appunto di responsabilità dell'essere umano che ha questa facoltà di realizzare appunto attraverso la tecnologia e la conoscenza di una serie di mezzi che può mettere in atto per effettivamente alterare completamente gli equilibri del mondo naturale è comunque una riflessione che apparentemente era già presente in una certa misura nei tempi antichi e oggi è chiaramente ancora più, ha delle conseguenze ancora più pesanti. Affascinante, suggestivo, due aggettivi che si compenetrano nella forma di questo lavoro così essenziale. Un paese totalmente allo sbando, dove lui dà l'opportunità alle persone di salire e se anche il fiume, l'acqua dovesse espandersi, di sollevarsi e salvarsi. Quello lì è qualcosa che stona lì. Adesso vedremo quando, se arriva ancora l'acqua lì, cosa succede. Thank you.